un'assemblea quanto mai importante, una convocazione di consiglio comunale allargato alle municipalità bagnate dal fiume Sarno ed interessate ai problemi delle acque piovane e fognarie che creano danni e problemi gravissimi alle comunità. L'aula, gremita di cittadini e consiglieri comunali delle città invitate, al di là della gaffa commessa dal sindaco di Striano per il mancato invito e le scuse alle città di Nocera Inferiore e di Scafati. Si comincia con l'inno d'Italia e l'appello, quindi la discussione sulle vasche di laminazione e di esondazione. Il confronto è vivace, serrato, altamente qualificato. Il problema allagamenti è sentito ed è vissuto da tutti i comuni partecipanti. Purtroppo mancano i rappresentanti tecnici e politici regionali e i responsabili dell'Arcadis. La qualcosa è stata evidenziata dal sindaco di San Marzano Cosimo Annunziato e poi anche da altri esponenti politici. La seduta consiliare si è protratta fino alle ore 22:30 circa con l'approvazione alla unanimità di un documento che sarà spedito agli organi preposti, quali si chiede la messa in servizio delle opere della rete fognaria dei comuni del comprensorio. Si ribadisce con il documento la contrarietà alle vasche previste dal grande progetto Fiume Sarno. Si richiede il dragaggio del fiume stesso, la messa in sicurezza e la bonifica delle vasche Pianillo e Fornillo. La proposta ancora di riapertura del canale Conte di Sarno e il documento sarà spedito alla Regione e agli organi competenti per le dovute conclusioni. Queste problematiche già sono state portate all'attenzione della Regione, è stata fatta una lettera allo stesso Presidente De Luca dove io ho rammentato a De Luca che è molto attento rispetto a questi territori, che non c'è solo il problema della terra dei fuochi ma c'è anche il problema della terra dell'acqua. Noi proponiamo la riapertura del canale Conte Sarno, diciamo questo famoso canale che all'epoca raccoglieva, all'epoca dei Borboni che l'hanno fatto, raccoglieva diciamo, le acque, adesso purtroppo, ahimè, 10 minuti di acqua tra Striano, Poggio Marino sarà, è una tragedia, praticamente è una tragedia. Eliminare le vasche o non eliminarle non è la soluzione al problema, nel modo più assoluto. Noi abbiamo delle vasche che si formano ad ogni pioggia, quindi parlare stasera di vasche non è la soluzione al problema, il problema è molto più grande. Cerchiamo di unire le forze per far capire che è giunta l'ora di non perdere più tempo. La problematica degli allagamenti è comune a tutti questi comuni del Basso Vesuviano, ci sono pericoli per la pubblica e privata incolumità e poi questo è collegato anche col grande progetto Fiume Sarno. Noi sul nostro territorio di San Valentino sono previste delle vasche di esondazione controllata, 13 ettari di terreno a bordo fiume che sarebbero, come dire, diventerebbero una sorta di palude. E quindi, lei sulle vasche non è molto d'accordo. Ma no, noi chiediamo proprio l'eliminazione delle vasche, l'ho detto anche quando ero opposizione, abbiamo detto sempre con la regione cercate di ridurre quanto più è possibile l'impatto che questo progetto può avere sul territorio. Non siamo contro le opere di contenimento dal rischio idraulico perché sarebbe un'assurdità e una irresponsabilità, siamo contro il fatto che si sia data priorità massiva alla realizzazione di vasche di laminazione anziché in modo prevalente e preliminare a mio parere
alla pulizia dei fiumi, al loro dragaggio, al consolidamento efficace degli spondali e, dove possibile, all'ampliamento delle sezioni. Non ci sono posizioni diverse, tutti si va nella stessa direzione, che è il problema di disinquinare il fiume Sarno da una parte ed eliminare gli allagamenti. Sono due temi diversi tra le altre cose, e i sindaci, gli amministratori locali non sono dei tecnici, quindi si affidano naturalmente, insomma, alle strutture tecniche affinché i problemi vengano risolti. Stiamo, credo, facendo, insomma, qualche passo indietro, perché tante cose in questi anni sono state anche definite, studiate, ragionate, approvate nell'ambito della conferenza dei servizi, e credo stiamo facendo anche un po' di confusione tra quello che è un progetto di natura idraulica da quello che è un progetto di risanamento. 18 anni di studi, però 18 anni hanno raccolto tutti, però, i pareri, secondo il blocco grande San. Anche sul grande, i progetti di qualificazione dei bacini idrografici del San, ci stiamo nei progetti, tutti i progetti di rete fondo sono tutti sbagliati. E là ci stanno autorità, bacini, ingegneri che hanno firmato, e tutti i progetti sono tutti sbagliati. Tutti i progetti? I progetti esecutivi delle reti fognali sono tutti sbagliati. Chi carico urbanistico? Hanno fatto a Brescia. Brescia fatto, è bello. Però hanno firmato sempre l'ex struttura di commissaria di campo. Ma il ragionamento è questo. Noi teniamo questa questione state posti in essere rispetto a quell'area territoriale in cui noi non ci siamo. Per un insieme di cose loro hanno espresso il fatto che la riattivazione del canale Conte Sarno per il recupero delle acque possa aiutare quella loro situazione. A noi per certi aspetti siamo potremmo andare bene, potrebbe, nel momento in cui c'è il supporto, deve essere supportato da tutto il canale del Conte, perché... Ma già quando hanno dato nel TAR il comitato Novasca ha avuto ragione, poi in secondo momento ha avuto ragione, niente, Gio, non è vero, poi dopo hanno fatto la valutazione, mi pare che sì, che è pacifico. Io penso che dove non è pacifico tutti va sulle vasche, sulle vasche di la mia, è là il, però il, noi oggi siamo il punto a lavorare, di ci trova un po' in conflitto, allora stiamo ragionando. Vasche sì o vasche no? Ma le vasche, se sono un'alternativa buona per le comunità, noi siamo d'accordo, ma se le vasche debbono essere solo un cementare qualcosa e mettere solo cemento da qualche parte per fare, per mantenere la borsa a qualcuno che si è messo in testa di fare lavori che non servono a nulla, non siamo d'accordo. Le vasche servono proprio a contenere una portata di acqua, far diminuire la portata di acqua a valle e cercare di far arrivare acqua a valle, non meno acqua, ma con una certa portata in meno. Il problema è che in queste vasche, almeno sul tratto di Nocera Inferiore, Montoro, Castel San Giorgio, ci finirebbe in queste vasche assorbenti il fiume più inquinato d'Europa, ricordiamo sesto al mondo. Per quello che succede ancora oggi a Solofra, i fatti di cronaca di pochi giorni fa l'hanno ben evidenziato, quello che succede tra Stato e politica, no? Il sindaco che chiama agisce politicamente per far spostare il maresciallo dei carabinieri perché dava fastidio alle aziende, o meglio controllava le aziende, quindi cercava di mettere in ordine delle cose, e ancora oggi, ancora stasera, ancora ieri succede che si scarica continuamente questo fiume. Anche noi abbiamo problemi a livello fognario, la rete fognaria, quella, diciamo, ex generale Iucci, che non ancora è stata attivata né completata, quindi anche noi abbiamo di questi problemi.